Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Speriamo di essere un po' più fortunati questo giro. Abbiamo ripreso il salvataggio cancellando tutta quella parte di mega sconfitte che abbiamo subito la scorsa volta. Vediamo se riesco ad esplorare questa roba qua senza beccarmi i tizi addosso. No, mi sa che mi beccano di nuovo. E facciamo che prepararci per la battaglia a sto giro. Prenderei allora. Lascerei il dottore che non ci è servito un Kaiser la scorsa volta. In più ci serve Sano se per caso dovessimo avere dei malati. Allora, abbiamo un cacciatore. Solo un cacciatore. No, prendi due cacciatori allora. Due cacciatori e quattro soldati. Quelli con l'attrezzatura, tra l'altro. Ottimo. Aspetta, posso modificare un attimo l'attrezzatura? Toglierei dell'attrezzatura un soldato che non prendo. Tipo questo. Ok. E le darei invece all'altro cacciatore. E ne metterei altri anche ai Ruenes, nonostante sia più brava, farei anche due qua, ok. Ok, così vediamo un attimo come va la storia. Fase di preparazione, ok, abbiamo la fase di preparazione che possiamo sfruttare. Puoi piazzare barricate prima di cominciare la battaglia. Io direi che effettivamente potremmo sfruttare questa zona e barricarci dietro. Tipo mettere due barricate qua e due barricate qua. Due barricate qua. Allora. Lui è Alejandro, il cacciatore. Allora, metterei due barricate qua. O qua. No, qua così la linea di tiro è migliore. Allora, lo metterei qua. E... No, le barricate... Come le metto le barricate, scusate? Forse non ne ho. Mi sa che non ne ho. Forse sono queste, ma... vabbè. Allora, metterei i... cacciatori qua. Così appena... No, aspetta, questo è il cacciatore? No, lui è il cacciatore, vero? Sì. No! Tu vai qua. Ok. Li avevo solo switchati. Allora, i soldati li metterei invece da... Ah, non possono andare di là i soldati. Vabbè, li metto qua appena dietro, allora. No, li metto davanti i soldati, scusate. Allora, li metto là i soldati pronti a prendere copertura là dietro, dietro queste rocce. Proverei così. Allora, vediamo un attimo come funziona. Andiamo così, dai. Tuo turno. Allora. Li metterei qua dietro in modo da essere coperti dai tiri e quando gli altri avanzano ho l'opportunità di... sparar loro. Allora andrei qua e andrei qua. Vediamo un po' come muovono. Ah, se non faccio la seconda azione aumento la difesa, ottimo. Ok, lui sta avanzando molto. Potrebbe essere scoperto sto giro. No, è ancora sotto la copertura là. Quello arriva là, quindi è coperto, che temo di non poterlo colpire, no, infatti. Copertura parziale, copertura parziale, copertura parziale. Allora, io non vorrei...
espormi troppo, però è anche vero che nel prossimo giro potrebbero arrivarmi tutti addosso. Se gli passo davanti, gli do un tiro di opportunità. Questo è Bernardo Trevino. Altrimenti potrei andare. No, non ci arrivo addosso quella. Dovrei provare ad andare addosso lui. Aia, ha preso il tiro di opportunità, sì. Questi li farei arretrare in questa zona, quindi. Lui per caso ha una possibilità di sparare su questo? 40%, sì, vai allora. Vabbè. Mancato, ma ci poteva stare. Questi invece non hanno nessuna possibilità, vero? Beh, no, ha una copertura parziale, posso sperarci. No. Tu, copertura totale. Se vado qua. Niente, è mancato. Beh, ci ho provato almeno. Aia! Cribbiano, li ho messi in una situazione del manga. No, mi ha avvelenato. Pessima idea. Aia! C'è morto? No, non ancora. Cribbio mi ha colpito Isabella. Allora. Ok, quello è andato. E direi che ci sta alla grande. Io andrei adesso. Ah no. Prima sparerei. Avanzo e sparo. Ottima idea. Così almeno posso cercare di tirarlo giù in sto giro. Ottimo, vai qua e attacca. Ottimo, 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 ottimo. Lui lo perdiamo. Bernardo, però gli altri sono messi bene e loro ne hanno persi due. Ottimo, ottimo, ottimo. Ah, perdiamo forse anche Isabella a sto giro. Bernardo è andato. Sì, niente, ci muore anche Isabella di fisso. Allora, questo è un casino. Perché è posizionato strabene. Allora andrei qua ad attaccarlo. Avanzerei qua per sparargli. Ottimo. E con lui andrei qua che così ha una miglior linea di tiro. No, come ho fatto a mancarlo? Avevo l'80% di possibilità di farcela. L'altro mi ci muore, credo. Però andiamo magari qua a salvare Isabella. No! E non ha preso il tiro di opportunità, Cribbio. Ci muore, ci muore, ci muore di brutto. Ci muore di brutto. No, forse no. Fallisce. Fallisce, ottimo. Ho visto che lei c'è morta praticamente.
Il casino è che quello mi è in mezzo ai piedi. Non so se provare ad allontanarlo, ma rischio che mi ci muoia. Proviamo. Ecco. Sapevo, vabbè, se non altro adesso abbiamo una linea di tiro buona. Ottimo. Non so se ingaggiarle qua. Se no. Ah, faccio che mettermi qua. È una posizione molto strategica. Perché così almeno non possono andare oltre senza che io abbia un tiro di possibilità. Vai. Mancato. Ottimo. Con il fatto che non ha attaccato avevo più difesa ed è andata bene. Adesso lui prende da dietro Isabella, vero? Bloccato. Però mi ci muore di veleno adesso, vuoi vedere? Infatti, porca miseria, siamo di nuovo 3 contro 3. Vacci dai che forse... Allora, questo ha 77%, 81, vai con 81. E sopravvive! Porca miseria! Ok. È andata, ma non abbiamo più movimenti possibili. Aia. Devo per forza andare su questo perché ha un tiro di opportunità su di me. Ottimo, ottimo. I cacciatori ci sono rimasti illesi sto giro e quindi è andata molto meglio. Mancato? No, c'è morto sto giro. Ma dovrebbero sopravvivermi a sufficienza per permettermi di... Allora, 81 e 77. Più che altro voglio sapere... Andrei con questo. Ok. Così con lui dovrei riuscire a colpire l'altro. È andata, ce la facciamo. Abbiamo perso praticamente tutti gli uomini, ma ce la facciamo. Mancato, dai, che forse mi sopravvive. Vai. Wow! Grandioso, grandioso, ragazzi! Ah. Abbiamo perso dell'equipaggiamento però perché abbiamo avuto della gente... Ruiz e Trevino hanno perso dell'equipaggiamento purtroppo. Mi sa che dovrò andare a comprarne quando arrivo in città. I tuoi uomini si scontrano con i predoni e hanno la meglio. Nella furia della battaglia c'è poco tempo per la pietà. Alla fine pochi nemici sopravvissuti sono in condizioni miserevoli. Una ricerca paziente sui corpi dei nemici morti ottiene modesti risultati. Ma i tuoi servitori tornano alla carovana con qualche oggetto prezioso della corda, alcune razioni di cibo e medicinali. Ah, 5 unità di corda, 13 razioni, 6 medicine e 340 tesori. Direi che mi conviene accamparmi per curare la gente. Non so se mi conviene spingermi oltre perché se dovessi incontrarne altri sono messo in condizioni pessime. Allora, chi è che abbiamo? Critica. Ok, trattamento. Solo quando è un seguace ferito, per curare un seguace devi segnargli un dottore e disporre della dose di medicina richiesta. I suoi stadi sono lieve, moderata, grave, critica e letale, è morto. Se è moderata non viene trattato diventa grave, se è letale precederà la fase critica, ok. Queste qua sono la fase critica tutte. Tutti e due, se non ricordo male. Tutti e tre, perché poi c'era anche quello che è andato a cacciare. Federico, appunto, che è andato a cacciare. Allora, gli assegno 7-8 medicine richieste. Quante medicine abbiamo? 58. Mi sa che... Non ci voleva il fatto che il medico sia assente.
Tu vai a cacciare. Però no, la guardia è messa ma. No, tu vai. Non può fare di guardia. Mi sa che. Tu non vai a cacciare, stai di guardia. Ah, lui non può stare di guardia. Farei erboristeria. Niente caccia perché ho delle erbe da trattare. Lui non può fare niente. Lui posto che caccia, mi sa che a erboristeria non può fare guardia allora. Perché se no caccia. Vabbè, 41% da solo. È ben solo, no? Ma direi che può provarci, Alejandro. Guardia 78, possiamo rischiarcela. E razioni, direi un'unità di carne a tutti. Sì, ottimo, ne abbiamo proprio 10. Ok. Sulla strada per l'accampamento, di ritorno con il bottino da caccia serale, Leandro Pintado scorge un bagliore nel mezzo di una formazione rocciosa. Oddio, non rischiare. Guidando verso quella in cima alle rocce, Leandro trova un primitivo altare sacrificale ricoperto di ossa di animale. Ristando tre esti di sacrifici, i cacciatori scoprono una manciata di gioielli e perle di valore. Ottimo. Ottimo. Perso 9 unità di medicine, però abbiamo trovato un. Anche un achievement. Tutti disabilitati allo stesso tempo. C'è cosa. Allora, c'è Enrique Ruiz che sto giro dobbiamo curarlo. E mi devo per forza fermare. Allora, quelli sono a posto. E questo è a posto, ok. Guardia 78%, mi sa che lui posso metterlo ancora anche di guardia. Ok, e conserva delle medicine perché non mi ricordo quante medicine abbiamo in realtà. 53, ma ne consumiamo altre, quindi mi conviene davvero. Sai che dovrò andare in città a comprare qualcosa prima o poi, perché mi pare che i tesori, ma. Non molto di. Abbiamo anche della roba del crafting. Ah, abbiamo 6 di carne però. Mi sa che mi conviene mettere qualcuno a conciarla. No, 0 su 0. Ah, no, perché le consumiamo le 6 effettivamente. Ci accampiamo di nuovo quindi. Allora, la tua gente lo sono 4 erbe in medicina, le difese resistono, un'unità di carne. Però Federico Quintero ha migliorato le condizioni e Enrique Ruiz si è rimesso completamente. Ho perso 12 unità di medicina, dovremmo poi occuparci di un po' di medicina effettivamente. Moderata lacerazione, sarà sotto cura, ma mi sa che possiamo continuare a esplorare sto giro, eh? Perché comunque un po' di gente ce l'abbiamo a posto. Controllo solo velocemente da quanto stiamo registrando. Ok, posso ancora registrare un attimino. Non tantissimo, magari. Allora, qua non avevamo più continuato l'esplorazione, vero? Perché c'erano quei selvaggi. Vorrei provare a vedere se per caso troviamo qualcosa. Speriamo non degli altri selvaggi, perché. Là c'è qualcosa, mi sembra, ma vorrei prima vedere di qua. C'è un tesoro, ottimo. Direi che. Ah no, là sono delle stele così. Però possiamo andare ancora in più in là. Andiamo a vedere se. Ah, non arriviamo al tesoro prima di accamparci. Ci accampiamo allora a sto giro. Allora, Velasquez è a posto, quindi lo manderei a cacciare. Però, no, allora, chi è che ha migliore di medicina? No, lui è migliore di medicina. Quindi fai erboristeria che me ne tratti di più. E tu vai a cacciare. O li metto tutti a. Tu guardia. Guardia 91. Allora, quindi questo lo metto a cacciare, che è un cacciatore, effettivamente ci sta. E potrei anche mettere l'altro. No, ci conviene cacciare. Principalmente perché. Stiamo diminuendo le razioni, quindi anche magari lui.
A caccia, c'è qualcuno che è migliore di Alberto a caccia? No. Ok, 83, 60 ci può stare. Se tolgo anche lui? No. No, non ne vale la pena. E ci accampiamo. L'altro è sotto cura, vero? Federico. Moderata lacerazione, ok. 5-6 medicine richieste. Stiamo consumando medicine come se non ci fosse un domani. Ho ottenuto 4 unità di carne. Che schifo. Ah, e non abbiamo potuto difendere. Cioè, abbiamo preso 3 unità di legname. È andata malissimo stanotte. 253 tesori. Ok, ma mi sa che questi tesori dovremmo poi anche portarli, venderli da qualche parte, no? Qua c'è un'altra roba, un altro evento. E il nostro tizio ancora non è arrivato. Non è ancora tornato l'altro. Allora, è ancora sotto trattamento lui? Aspetta, assegniamogli l'altro. Quante medicine abbiamo? No, fai che assegnare tutta la carne che possiamo usare. Quante medicine abbiamo ancora? 45. Quello non ne vuole sapere di guarire. Porca miseria, quello che è andato a caccia. Mannaggia lui è il giorno che è andato a caccia. Se mando a cacciare anche lui. Beh, ma è meglio tenerlo di guardia, va? Oh, si è rimesso completamente. Le difese resistono. Abbiamo ottenuto 9 unità di carne, che non è il massimo, ma è sempre meglio di niente. Ci sono delle erbe là. Allora, andrei a prendere le erbe quasi quasi. C'è una cassa anche là. Solo 5, dai. E dobbiamo accamparci di nuovo. Sempre zona montagna. Allora, adesso l'altro è guarito, quindi questo possiamo andarlo di nuovo a cacciare. E lui lo facciamo fare erborista. Così abbiamo delle medicine in più. Ah, però abbiamo quattro cose di. No, della carne che va male. No, mangiate tutti carne, scusate. E ci accampiamo. Solo 5 unità di carne? Ma porca miseria! Ok. E andiamo qua mo a pigliare questo. 4 funi. Ma. Proprio lo spettacolo. Stiamo salendo su pian piano, ma se andiamo su di qua, dove arriviamo? Boh, guardiamo un po'. Vediamo. Dove. Da nessuna parte. No, mi è sembrato di veder brillare qualcosa. O forse era di là. Eh sì, dall'altro lato. Mi sa che dovremmo andare di sotto poi. L'altro tizio ancora non è arrivato. Porca miseria. Allora. Guardi a caccia. Però se mettessi anche lui a cacciare. Non mi conviene che prepari delle medicine perché ne abbiamo consumate davvero tantissime. Allora, gente trasforma le difese. Ok, tornano con 10 almeno quello. Sto giro non consumiamo razioni. No, scendiamo in giù. Ma tra l'altro l'abbiamo mappata sta zona qua che ci chiedeva 4 affari. No, 5 di 10. Credo ce n'è tantissima di zona da esplorare qua. Oddio. Non mi piace il titolo. Juan Ortega giace su un carro trattenendosi le mani sullo stomaco con evidente sofferenza. Che cos'è successo?
Dalle risposte dei compagni assiepati riesce a capire che Juan deve essere vittima del morso avvelenato di una qualche specie di ragno che si era nascosto nella sua borsa. Non è chiaro se il ragno sia finito lì per caso, ce l'abbiano messo. Di certo Juan ha bisogno di cure urgenti. Ma porca miseria! Fortunatamente Antonio Velasquez sostiene di avere proprio l'antidoto giusto per il veleno dei ragni. Quindi, mentre il medico somministra la medicina, i tuoi servitori creano spazio su uno dei carri per permettere a Ortega di rimettersi. Quindi è ferito. Ma porca miseria! Ci arrivo là dove c'è quella classe. Boh, proviamo. No, non ho più movimenti. Juan Ortega. Provo a occuparmene io. Così l'altro può fare un po' di erboristeria. Spero che col 75% reggano. Perché allora, un'unità di carne, facciamo che tutti mangiano carne. Ok, e speriamo che le difese reggano. Come i servi hanno rubato le medicine? Juan Ortega ha migliorato le condizioni, quindi vuol dire che ancora non è guarito. Porca miseria! Oh, sta gita in montagna è proprio terribile, lievemente avvelenato adesso. Oh, da quando sei andato via Pedro, stiamo soffrendo di brutto. Si è messi male come non mai. Abbiamo solo 43 medicine. E abbiamo solo 8 erbe. Abbiamo perso dell'equipaggiamento nella battaglia. Vabbè, direi che per oggi possiamo chiudere qui. È stata un po' una cacchetta. Però sempre meglio dello scorso giro. Questo giro almeno abbiamo battuto sonoramente quei selvaggi che ci hanno aggredito. E di questo sono molto felice. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata!